nascere in Italia è per davvero un colpo di fortuna. Come si può definire altrimenti la fortuna di nascere in un paese che ha tantissime cose belle, paesaggi, campagne, ma che ha una cosa che per davvero tutto il mondo invidia, viene a visitare, copia, imita, sogna, che sono i nostri musei. La bellezza del patrimonio culturale, artistico e monumentale dei musei italiani. Ecco, chi non va a visitarli perde qualcosa. Provateci. Siamo nell'atrio di questo immenso palazzo, il Palazzo Barberini, che è stato costruito nel 600 dai più grandi architetti dell'epoca. Qui ha lavorato Carlo Maderno, che è l'architetto di San Pietro. Qui ha lavorato Bernini, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Qui ha lavorato il Borromini, altro sommo maestro. Dappertutto vediamo i simboli della famiglia, le api. Vedete? Qui su queste cornici ovunque c'è l'ape, perché i Barberini avevano questo principio, cioè l'operosità. E questo palazzo è un modello di straordinaria operosità. Per secoli è stata prima la casa privata del Papa, perché i Barberini hanno avuto il Papa Urbano VIII, e poi nel Novecento è passato in proprietà dello Stato italiano per farci il grande museo dell'arte antica. Per farlo però ci sono voluti decenni e decenni, tantissimo tempo. Soltanto adesso, dopo anni di combattimenti, lo Stato è riuscito a creare il grande museo, la Galleria Nazionale d'Arte Antica. Qui c'è uno stendardo con l'immagine della Fornarina di Raffaello. Ecco, è uno dei grandi capolavori della galleria. Ma chi era la Fornarina? Sappiamo, e questo è uno di quei casi in cui le notizie ci sono tutte, che Raffaello, che apprezzava molto il fascino femminile, aveva un amore fortissimo per una ragazza giovane che era la figlia di un fornaio che abitava in Trastevere. Raccontano gli antichi che Raffaello Sanzio, negli ultimi anni della sua vita, il poverino è morto giovanissimo, perché non aveva neanche 40 anni, pare che fosse talmente innamorato di questa donna, che è la sua donna, che aveva chiesto a Chigi, nella villa dove lavorava, di avere riservato una stanza per poter ogni tanto interrompere il lavoro e stare con lei, perché non si poteva separare. E a vederla questa Fornarina quasi quasi si può capire, insomma, perché non è male sta ragazza. Un quadro raro, perché non sempre gli artisti allora dipingevano per se stessi, normalmente lavoravano per grandi mecenati, per cardinali. Invece questo è un quadro che venne trovato nel suo atelier alla sua morte, quindi l'aveva fatto per sé, per tenere un ricordo e un'immagine della donna amata. La Fornarina reca la firma di Raffaello, ma poi in realtà non è la firma, ma è la scritta del suo nome su un bracciale che la donna porta qui. E come se fosse, o volesse dire, una specie di proprietà, sono proprietà del mio uomo. Ecco, è uno dei grandi capolavori della galleria. E non solo, troveremo due capolavori del Caravaggio e poi in verità una infinità di maestri maggiori e minori che tutti insieme ci danno una immagine complessiva e entusiasmante della storia dell'arte italiana. Il Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane a Roma, è aperto dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30. L'ingresso costa 5 euro. Per informazioni 06 48 24 184 o www.galleriabarberini.beniculturali.it. Musei d'Italia. Che spettacolo!